Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova 24 ore. Mamma mia, era stamattina non ce la faccio neanche a parlare perché di qui fa un caldo esagerato. Infatti non penso che si stia vedendo, ma mi stanno scendendo letteralmente le goccioline. Ma vabbè, ragazzi, iniziamo questa 24 ore di Gusta Box. Questo mese sinceramente avevo un sacco di paura perché dicevo vabbè, da 24 ore non ci sarebbe mai e poi mai uscita. Invece no, dai, alla fine, anche se i prodotti sono stati molto diversi rispetto alle box precedenti, sono comunque riuscita a fare varie combo, eccetera, anche perché già mi sono organizzata. Ok, io direi di fare colazione, mi sono dimenticata di dolcificare il caffè e latte con le bustine di stevia, ma vabbè, raga, domani mattina mi sono letteralmente dimenticata e quindi vabbè, ho usato il mio dolcificante. Allora, quindi iniziamo. Prima di iniziare volevo dirvi che per quanto riguarda dei Gusta Box, io non ci collaboro, è la solita cosa che vi dico perché me lo chiedete, però già nell'info box ho un link alla quale, se voi, non so, volete acquistare la dei Gusta Box, praticamente invece di pagare 16 euro la pagate 10 euro utilizzando il link che trovate giù nell'info box, e dal momento in cui voi fate il pagamento vi arriva diciamo lo stesso link, ma ovviamente diverso anche a voi, da poter girare ad amici e familiari, così che ogni qualvolta una persona acquista voi accumulate 50 punti. Piccola premessa. Quindi, allora, nuova ricetta, buon di motta integrale, farina 100% integrale. Io i buon di non li ho mai provati in vita mia. Con quinoa rossa, fiocchi d'avena e semi di girasole, 22 ore di lievitazione naturale. Wow! Vi voglio dire anche i valori per 33 grammi, quindi per porzione: 129 calorie, grassi 5,7, carboidrati 16 grammi, zucchero 1, no, scusatemi, fibre 1,3, di zuccheri 6,6 e proteine 2,9. Quindi assaggiamo. No, ma che presentazione, ve la devo far vedere assolutamente. No, vabbè, ma che spettacolo! È buonissima, ha un po' il retrogusto nella parte sopra, mi ricorda io le nastrine. Buonissimo, ci ho messo questo zuccherino, morbidissimi, super particolari, veramente buoni. Questi, pensate, tipo con una farcitura all'interno, spettacolo proprio. Un altro me lo devo mangiare. Ovviamente, chi si è potuto fare il latte caldo con 50 gradi fuori? Io. Ma poi è una nuvola. Dentro ci sono proprio le bolle della lievitazione. Perché il sapore di questi semi sopra, il sapore con questo zuccherino sopra, bella. Ok, io vado a finire il mio latte e caffè. Noi ci vediamo dopo col prossimo pasto. Eccoci qua con il pranzo. Raga, vedete il ketchup perché dobbiamo fare una cosa. Allora, la pasta pastificio G di Martino, dolce in collaborazione con Dolce Gabbana, vermicelli, pasta di Gragnano IGP, trafilata a bronzo. Ho fatto all'incirca 70 grammi, ci ho messo anche un po' di olio e andiamo a provarci sopra il ketchup, ok? Forse a qualcuno non può piacere, io la pasta col ketchup non l'ho mai assaggiata, però raga, nella degusta box è stato l'unico condimento. Quindi ci ammarrà già. Praticamente sono ingredienti naturali 100% bottiglia riciclabile, 100% pomodori italiani. Sinceramente, io ho provato con il ketchup, tonno e gallette, con il riso l'ho provato, riso in bianco ovviamente. Ovviamente la pasta anche in bianco, e ci ho aggiunto giusto un cucchiaio di olio. E quindi andiamo un po' a vedere. Che profumino! Comunque è bello, raga, a parte gli scherzi,
proprio un profumo tipo, cioè proprio pomodoro, pomodoro. Ok, assaggiamo. Raga, ve lo giuro, è buonissimo, perché anche perché non è il solito ketchup, comunque è 100% pomodori, quindi sente proprio il pomodoro alla fine. Sì, ok, sente quel retrogusto di ketchup un po' più amarognolo, ma è buono. Raga, il bonus ce l'avrò solo per stasera, eh? Stasera utilizzo il bonus. Poi capirete perché. Quindi noi ci vediamo direttamente, ovviamente ho sporcato la tovaglia. Quindi noi ci vediamo direttamente oggi pomeriggio con la merenda. Eccoci qua con la merenda, un bel po' basta. Comunque mi ero letteralmente dimenticata perché io in estate non registro video perché ragazzi sto letteralmente grondando. Poi nella mia casa non esiste il condizionatore, quindi io qui dentro sto crepando. Allora, io direi di assaggiare prima le bevande, ce ne sono un bel po'. Inizierei un attimo, mi tolgo un attimo sto dente con questo succo limpido di mela 100% dell'Aquilea, azienda montana, quindi io direi di iniziare ad assaggiare prima questo. Sapete che a me queste cose, i succhi di mela così 100%, anche se fanno bene rispetto a non mi piacciono, però bisogna assaggiare. Devo dire che queste confezioni sono un po' scomode. Oh no, mi viene da ridere, però è buono, è super dolce. Buono, assaggia. Te lo giuro, sembra di mangiare una mela. Ma perché quello è il succo di mela? È proprio buono, te lo giuro. È buonissimo. Vedete raga, bisogna sempre assaggiare tutto senza avere pregiudizi. Guarda raga, è la fine del mondo, ve lo giuro, buonissimo perché è bello dolce. Allora, io direi di sgranocchiarci cose buone dal forno, dell'arte, schiacciatine con semi di girasole, fonti di fibre. A me questi sono buonissimi. Non sono croccanti, però sono stuzzicosi, salati al punto giusto. No, sono stuzzicosi. Sa di sfumato. No, no, non sono super croccanti, però sono buoni. Guarda, sono buoni. Scegliere. Estate, devo dire la verità che abbiamo provato quasi tutti. Estate bio tè verde. Assaggiamo, vediamo. Motramilla. Mi ha accentuato ancora di più il tè verde, guarda. Estate, cioè, è tutto buono, anche il tè alla menta. Ragazzi, vedete da sodo, penso che sono delle chips a forma di tortillas. Blu corno, quindi alla pannocchia blu, giusto? Ok, assaggiamo. Mangio solo cibi viola. Blu, no, Però viola, è tipo tipo nero viola. Si vede? fa di mais, che sei mais. Non vorrei sprecare niente perché alla fine sono buone.
Però sinceramente io nella mia vita non ho mai assaggiato una pannocchia blu, quindi non ho mai assaggiato quel tipo, però posso dire che ha sapore mais, cioè la tortilla semplice che noi conosciamo, gusto mais, ecco, niente di... È una varietà di mais antica. Cioè, alzo le mani, che... Sulla qualità sicuramente. A livello di sapore io ecco non noto differenza, ecco, non vorrei perché è meglio che sottolineiamo sul web perché può... Okay. Allora, estate bio, tè nero, limone, quindi non è solo limone, ma mentre ragazzi tè alla fine è tutto promosso, tutto buono. Meglio, non dura più, ecco di... Alla fine l'odore degli Estate è estate sempre è stessa. sempre stesso, Ma chi l'è cioè da è proprio riconoscere? il marchio proprio, eh. Si sente, non si sente tanto il limone. Più il tè nero. Perché da grande bevitrice di tè nero sai riconoscerlo. Immaginavo che dicevo. Però è vero, guarda, non so di che sappia il tè nero, sono sincera, però non sa tanto di limone. Bene che so pozzoliccia. Giustamente Passo! devi andare a esclusione. No, sono seria. Non si sente tanto il limone. Adesso Eppure. sapete che io quando faccio i video, là per là vi do la recensione, poi dopo me ne dimentico. Ecco, vi posso dire che tra i tè particolari che abbiamo provato, da questo e lo scorso video, quelli dello scorso video, Erano erano più buoni. fenomenali. In particolare non mi ricordo i gusti, proprio in Manco io. particolare, C'era però zenzero e salvia, non mi un ricordo, altro. però posso L'altro dire c'era. che quei C'era due in particolare, pure c'era pure uno a tè nero, un. Come o se lo dire. sa, non mi ricordo, comunque ragazzi andate a vedere perché quelli sono top. Sì, un Adesso procedimento finiamo diverso tutto dopo. perché ovviamente la mia merenda. E ci vediamo stasera con la cena. Eccoci qua con il penultimo passo di questa challenge che sarebbe la cena. Allora, per stasera, ragazzi, il mio bonus è stato zucchine e gamberetti per forza, perché così non potevo mangiarlo assolutamente. Mollino filippini, couscous 100% grano saraceno, senza glutine. Sinceramente, ragazzi, l'ho assaggiato già a crudo, quindi così nella cottura, e sinceramente non mi fa impazzire, anche perché forse non sono abituata forse al sapore del grano saraceno, però non lo so, ragazzi, sinceramente non mi ha fatto impazzire. Lascia un retrogusto brutto, ecco, non piacevole. Sinceramente, per il mio gusto personale, preferisco il couscous classico. Mi lascia un retrogusto di sfumato, di chiuso, di... Diciamo quel retrogusto che non mangi con piacere, ecco, non lo mangi con piacere. Poi sono anche gusti personali, forse io non sono abituata, per me è completamente un sapore nuovo, anche. La verità, non entra nelle mie corde, preferisco un couscous normale. Quindi, ragazzi, ci vediamo direttamente domani mattina con l'ultimo pasto di questa challenge. Ciao, a domani! Buongiorno a tutti, scusatemi per il rumore in sottofondo, che ragazzi, stamattina di qua si crepava letteralmente, ma io non dovrò parlare tantissimo, quindi non ci fate caso, non ascolterete più questo rumore.
Ok, ho fatto la mia tazza di latte e caffè, andrò a mangiare i mini Oreo, io li chiamo Oreo, non so, molti li chiamano Oreo, io li chiamo Oreo, e poi adesso andiamo a dolcificare il mio latte e caffè con l'Eridiana 1899 Latte Rubia, il dolcificante della foglia di stevia. Devo dire la verità che ho provato pochissime volte la stevia nella mia vita, forse quando andai in piscina 2 anni fa. Che vita. Comunque, voglio aprire senza fare danni. L'ho rotto. Devo dire la verità che i dolcificanti sono abbastanza abituata, anche se non ne faccio abuso, cioè utilizzo 2 goccine di dolcificante solo la mattina nel latte e caffè. Devo dire la verità proprio perché adesso mi sono abituata, ecco, non riesco più a bere almeno a casa il latte e caffè con lo zucchero normale, non riesco a berlo, ma proprio non perché sia una cosa, oddio le calorie, no, perché sapete che non me ne frega, però proprio il sapore, ormai mi sono abituata letteralmente ai dolcificanti e quindi solo al bar riesco a berlo zuccherato normale. Quello devo dire è buono alla fine. Vi lascia un po' quel retrogusto di strano, però alla fine è simile al dolcificante che utilizzo io, cioè quel sapore che dà al caffè o del dolcificante che utilizzo io, quindi sinceramente le utilizzerò senza problemi, lo trovo un semplice dolcificante, cioè buono, ci sta. No, buone, almeno non mi ha cambiato il sapore del caffè tantissimo. Ok, mini Oreo 4 per. Vediamo un po' dentro come sono. Ah, sono proprio così io. Ma ce ne stanno un sacco nella bustina. Beh, diciamo che io non sono una fan degli Oreo, lo sapete. Comunque quando voi guarderete questo video io sarò in sala d'aspetto per il vaccino. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Io vado subito, subito, subito ad editare questo video che voi vedrete tra un paio di ore. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!